L'unione fa la forza cultura presenta. Il cibo comunica cose. Ho riconosciuto mia madre attraverso il cibo. Mi ha trasmesso amore per la cucina e il piacere nel realizzare insieme le ricette. Il suo cibo mi ha curato nei momenti di sofferenza mi ha aiutato a superare le fatiche e sollevato dai tanti impegni quotidiani, perché ho sempre sentito che nel cibo, nelle verdure dell'orto, c'era la vita. Il cibo di mia madre ha sapore perché ha amore. Il cibo comunica cose, questo libro che si intitola Il cibo una via di relazione a cura di Maria Luisa Savorani per Fernandel Editore, eccolo qui, ce lo dice in molti modi, ma non è il libro di cui oggi vorrei parlarvi, il libro di cui vorrei parlarvi è un altro, questo, La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl per Salani Editore, che è annoverato fra le letture per ragazzi, ma vi posso assicurare, che si tratta di una lettura sfiziosa anche da adulti. Perché ho scelto questo libro? Perché quello che dicevo prima, il cibo comunica cose, anche in questo libro è spiegato molto bene e viene fuori in diverse occasioni. Di cosa parla la fabbrica di cioccolato? Vabbè, di cioccolato, ovviamente, il cibo degli dèi, ma soprattutto parla di un bambino, Charlie. Molto povero, che vive in una casetta di legno insieme ai suoi genitori e ai quattro nonni e che mangia, a causa della sua estrema povertà, minestra di cavolo annacquata. È molto povero, ma è anche molto, molto amato e molto ben educato. Parla anche di Willy Wonka, che è il proprietario famigerato della fabbrica di cioccolato e che indice a un tratto un concorso introducendo in cinque delle sue tavolette. Eh, di cioccolata prodotte in gran numero, eh, 5 biglietti d'oro. Eh, I bambini che troveranno eh, i 5 biglietti d'oro vinceranno una visita di una giornata intera nella fabbrica di cioccolato e alla fine un premio a sorpresa. Ora, Charlie, essendo un bambino molto povero. Ha la possibilità solo il giorno del suo compleanno eh, di scegliere un regalo, e quindi eh, scegliendo la tavoletta di cioccolato e gustandosela fino, fino all'ultimo pezzettino, ehm, appunto festeggia il suo compleanno. E guarda caso trova eh, uno dei biglietti d'oro. Per cui vince eh, la visita guidata eh, nella fabbrica di cioccolato. Gli altri bambini, gli altri quattro bambini che trovano il biglietto d'oro sono Augustus, che è un bambino molto ingordo, molto, molto egoista, poco propenso alla condivisione del cibo con, con questi altri bambini. Veruca, una bimba viziata e molto prepotente, Violetta che è una campionessa mondiale di masticazione di gomma, è boriosa e arrogante nei confronti degli altri quattro bambini, e Maiko, bambino aggressivo e prepotente dipendente da tv e videogame. Ognuno di questi bambini ehm, impara qualcosa nella fabbrica di cioccolato e eh, riceve una lezione di vita da Willy Wonka, dalla fabbrica stessa e da una piccola popolazione di, di ometti che sono gli umpa lumpa che pare facciano parte di una tribù della giungla eh, visitata eh, un tempo da Willy Wonka. Ehm, che cosa mi ha colpito di questo libro? La storia è davvero eccezionale, ehm, ma a parte questo, mi ha colpito la sensorialità eh, che viene descritta e che viene sottolineata molto spesso eh, nel libro, ed è proprio questa eh, la modalità con cui il cibo ci parla attraverso la nostra interfaccia sensoriale. E, questo perché? Perché assaggiando dei cibi, soprattutto dei cibi che amiamo, eh, sollecitiamo del, dei ricordi, dei sentimenti, attraverso le componenti del cibo, per esempio proprio la cioccolata è eh, ricca di precursori di, della serotonina, delle endorfine che ci tengono allegri, di buon umore e con tante energie, ma sollecitiamo ricordi, sensazioni, emozioni eh, positive e negative, quindi... Quando si dice che il cibo parla, eh, è questo che vogliamo dire, cioè attraverso i nostri sensi, attraverso questa bellissima e complessissima interfaccia, il cibo è capace di dirci molte cose. Vi leggo un passo che mi è molto caro, eh, proprio a proposito di quello che vi stavo dicendo, e che eh, descrive la scena in cui il nonno Joe, eh, nonno di Charlie, eh, spiega a, a Charlie cosa accade nella fabbrica di cioccolato, perché lui ci ha lavorato in questa fabbrica. E non basta, riprese nonno Joe. Scandendo bene le parole, in modo che Charlie non ne perdesse neanche una, Willy Wonka sa fare le toffolette al gusto di Violetta, succulente caramelle che cambiano colori ogni dieci secondi mentre le mangi, bonbon leggeri come piume che si sciolgono deliziosamente non appena li metti in bocca. A fare gomme da masticare che non perdono mai sapore, palloncini di zucchero che si possono gonfiare fino a raggiungere dimensioni mostruose prima di farli scoppiare con uno spillo e mangiarteli in un boccone. Inoltre, attraverso uno dei suoi procedimenti più segreti, riesce a creare dei bellissimi ovetti azzurri punteggiati di nero, che quando li metti in bocca diventano sempre più piccoli finché non rimane altro che un minuscolo uccellino di zucchero rosa appollaiato sulla punta della lingua. Bene, allora buon cibo, buona comunicazione e buona lettura.